sul mio canale. Prima di tutto voglio dirvi grazie a tutti per il supporto che ci state dando, perché grazie a voi questo canale cresce giorno dopo giorno. Altra cosa importante è andare sui miei canali social, Facebook, Instagram e Twitter per essere aggiornati su tutto. Che dirvi? Prima di tutto vedo la vicinanza che mi sta dando, di questo sono davvero molto contento, non solo qui sul canale ma anche sui social. Però abbiamo un obiettivo, quello di arrivare a 1000 iscritti entro fine anno. Perché vogliamo arrivare a 1000 iscritti entro fine anno? Per capire com'è bella compatta la nostra community. Se noi capiamo che la community è bella compatta, possiamo sia aumentare il budget economico per il canale, sia il budget di tempo per il canale. Per questo vi chiedo semplicemente una mano per aiutarci a crescere come canale. Dateci una mano, arriviamo a 1000 iscritti entro fine anno. Allora, io sto vedendo da ieri tanta gioia, abbiamo gli europei del 2032 per l'Italia. Peccato che non è solo l'Italia ad avere gli europei, perché nel 2032 l'Italia ha vinto, vinto è un parolone, perché non ha vinto? Perché non c'erano concorrenze, c'erano solo la candidatura di Italia e Turchia e hanno vinto loro. Non c'è che io, no, che l'Italia ha battuto la Spagna, ha battuto la Germania, no, non c'erano concorrenti. Il fatto che si esalta per la vittoria, che non è vittoria, è già tanto. Però voglio dirvi questo: a me una competizione internazionale svolta tra due nazioni non mi piace, mi fa schifo. È un mio pensiero. A me già non mi piacevano gli europei, i mondiali in Giappone e Cina, Corea del Sud, non mi sono piaciuti gli europei o Ucraina e Polonia, no, perché le manifestazioni sono state belle, avvincenti. Però, signori miei, non è possibile che tu per fare una manifestazione devi farla in due nazioni, non ha senso. Perché tu decidi di investire su quell'evento, investi. Voi immaginate un'Olimpiade, Parigi, la fai in due nazioni, Parigi e Berlino, che senso ha? Ora, per esempio, la Turchia, chi avrà la gara inaugurale non avrà la finale. E che senso ha? Di cosa dobbiamo essere felici? Spiegatemi, di una non vittoria perché non c'era competizione, soprattutto dobbiamo essere felici dell'ennesima sconfitta di Gravina? Perché qui stiamo parlando dell'ennesima sconfitta di Gravina, perché se io non sbaglio, l'Italia aveva presentato un dossier dove si presentava da sola, dove l'Italia era sola, cioè non doveva fare il modello con un'altra nazione, non doveva fare il modello con un'altra nazione, non siamo riusciti a portare una candidatura onesta. E qui fare passare per una vittoria di Gravina una non vittoria non mi piace, perché qua stiamo parlando di una non vittoria di questa federazione. Perché se questa federazione mi diceva dall'inizio noi partiamo la candidatura congiunta con la Turchia, mi stava bene, mi stava bene. Però dopo improvvisamente tu presenti la candidatura unica per l'Europeo 2032 e dopo un mese, non so per quale motivo, mi dici che la candidatura sarà congiunta alla Turchia? E il senso qual è? Quella famosa struttura che dovevamo fare gli stadi, perché era qualcosa, era un movimento per fare. Ma quale stadi facciamo? Dai, ditemi, quali stadi? Facciamo quello di Milano, quello di Roma, quello di Bologna. Quale stadio facciamo? I soldi statali. Per quale stadio lo facciamo? Mi dovete dire per quale? Perché giustamente poi se io investo i soldi statali per fare gli europei nello stadio di Milano, nello stadio di Roma, nello stadio di Bologna, quello di Napoli, poi non prendiamo a Napoli che non gioca un europeo a Napoli, cosa facciamo? Quelli di Napoli hanno ragione, come mai lo Stato aiuta queste città a fare uno stadio a meno? No, è un'opportunità unica. Portare l'europeo come nazione unica, come ha fatto la Germania. Qualcuno mi può dire, sì, signori miei, la Gran Bretagna l'ha fatta insieme all'Irlanda, vero? Però lì se andate a vedere, se vi informate, tranne nel calcio, ma già le Olimpiadi vanno uniti. Fanno come Regno Unito nelle Olimpiadi. Quando hanno fatto Londra
Londra 2022, mi sembra comunque, le Olimpiadi di Londra, erano, non c'era l'Inghilterra, la Gran Bretagna, l'Inghilterra, il Galles, l'Irlanda, erano uniti, si chiamavano Gran Bretagna. E allora, signori miei, qualcuno che si esalta per una non vittoria, a me non mi piace, sono contento che l'Italia avrà l'opportunità di fare i mondiali, gli europei, però per me è una non sconfitta, è una non vittoria, scusate, semplicemente una non vittoria. Ormai siamo abituati che in Italia basta perdere, esce testa alta, perdono finale di Champions, escono testa alta, perdono finale di Europa League, escono a testa alta, perdono finale di Conference League, escono a testa alta. E ora, secondo voi, Gravina non si prenderà merito di una non vittoria? Che per me, se tu ti presenti, tu, questa è una non vittoria, lo torno a dire, se tu ti presentavi dal primo momento con una candidatura congiunta con la Turchia, nessuno avrebbe detto una parola. Però se tu ti presenti col tuo grande dossier, mi fai un papello che da quando eri presente, che sei stato eletto presidente della Federcalcio, il tuo obiettivo era portare una grande manifestazione in Italia come nazionalità unica, e dopo 20 giorni ti rimangi le tue stesse parole, che poi le solite supercazzole, che poi vengono dette supercazzole per coprire il fallimento, vengono dette supercazzole. Il senso cos'ha di uguale Italia con Turchia? E precisiamo, la Turchia con le infrastrutture non è avanti 2, 3, 4, è avanti 10 anni all'Italia. È avanti 10 anni all'Italia. La Turchia con le infrastrutture, a differenza nostra, la Turchia deve rinunciare ad alcuni stati. Noi non abbiamo i stati che, se andiamo a vedere nelle 5 città che dovrebbero organizzare gli europei, l'unica sicura di avere uno stadio è Torino con lo UN con l'Allianz Stadium. Milano non si sa, Roma non si sa, Bologna non si sa, Napoli non si sa, perché le infrastrutture sono vecchie. Ci sarà Firenze, faranno il Franchi nuovo, ma il problema è un altro. Noi avevamo una grossa opportunità e non l'abbiamo saputa sfruttare. Per me l'Italia si doveva presentare come candidatura unica, e non ci siamo neanche riusciti, però ci saltiamo per la non vittoria, però va bene così. Ci saltiamo per la non vittoria, perché questa qua, sono contento che l'Italia avrà gli europei, ma io l'ho sempre detto, a me le competizioni, le manifestazioni sportive mi piacciono in sola nazione, non in manifestazioni fatte in più nazioni, non mi piacciono. Però va bene così, l'ennesima sconfitta di chi governa il calcio italiano, e non va bene, l'ennesima sconfitta di chi governa, però la presentiamo con una grande vittoria, va bene, vediamo, entro il 2026 dovranno dare ufficialmente i nomi delle città che ospiteranno questi europei, le cinque città, poi dipende se cambierà il format, cioè che aumenteranno le partite, si arriverà a 6, cioè 6 città turche e 6 italiane, poi da decidere dove ci sarà l'inaugurazione, dove ci sarà la finale. Signori miei, sì, l'Italia ha un europeo, ma un europeo a metà, semplicemente quello. L'unica gioia, sapete qual è? Che l'Italia è già qualificata, solo questa, per l'europeo 2026, l'Italia è già qualificata. L'unica gioia è questa, perché avere, per me, è una sconfitta, perché mi avevano presentato il dossier che l'Italia era candidata come paese ospitante unico. Dopo 20 giorni sono mangiate le stesse parole che ha detto il nostro presidente Gravina. Peccato, sono contento da una parte ma scontento dall'altra, perché avere un europeo a metà a me non mi piace. A me mi piace avere una competizione internazionale che si disputa in una sola nazione. Poteva essere così, poteva essere, come ho detto, non mi piace il mondiale del 2036, del 2032, quello dell'Italia e Turchia, perché è diviso in due nazioni, non mi piace gli altri mondiali, come pur che non eravamo nei due mondiali Russia
Qatar mi è piaciuto perché tu sviluppavi la competizione in una sola nazione, tu vedevi tutte le tifoserie in una sola nazione. Non è che io non mi posso vedere con quello, io non mi posso vedere con quell'altro, perché poi dipende anche dai sorteggi. Signori miei, come siamo messi? Mi dovete spiegare come siamo messi? Allora facciamo l'Europa come quello che ha vinto l'Italia, in tutta Europa. Se non c'è la capacità di riuscire a fare un europeo in una sola nazione, si fa in tutta Europa. Signori miei, è un mio pensiero, posso anche sbagliare. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella e che dire, ci vediamo alla prossima. Complimenti a Gravina perché per l'ennesima sconfitta si prende i meriti per una grande vittoria. Ciao!